Benvenuta Beba Chinigo, infermiera. Beba è una strumentista di sala operatoria dell'ospedale Galliera di Genova che si è trovata, come è successo a tanti colleghi e ci fa piacere raccontare la sua storia, in questo periodo a dover cambiare lavoro perché così è andata, essere trasferita in un reparto di rianimazione, proprio perché anche la piastra chirurgica in cui lei stessa lavorava, come abbiamo appreso anche dalle fonti ufficiali dell'ospedale Galliera, è stata trasformata in un settore di rianimazione. Intanto benvenuta e grazie per essere qui Buonasera. con noi Ciao. questo pomeriggio. Che cosa è accaduto? A un certo punto il suo lavoro si è trasformato. Che cosa le hanno chiesto di fare? Praticamente la nostra sala operatoria ci hanno chiesto di che fosse trasformata in un punto di rianimazione. Quante persone sono E state così la nostra coinvolte? caposala si è organizzata in tempi velocissimi e tutti noi ci siamo impegnati per riuscire a fare questo cambiamento importante e anche un po' complicato per Beba, noi come abituati comunque ad un altro tipo di lavoro, ad un'altra attività. Però ce l'abbiamo fatta, è stato duro, è stata dura, è stato complicato, però ce l'abbiamo fatta. Avevamo perché il punto di rianimazione è stato chiuso, e prima 4, poi 5 posti letto. Niente, è stata dura, ma è stata anche una bella esperienza, in fondo. Perché spieghiamo, Beba, questa esperienza adesso è finita comunque, perché questa parte di rianimazione che era all'interno della piastra chirurgica degli ospedali Galliera adesso è tornata alla sua normale attività? Esatto, questi 4 posti letto sono stati chiusi, in quanto nella rianimazione ufficiale. Ci sono al momento dei posti liberi, dei letti liberi, quindi noi siamo tornati, torniamo piano piano a fare la nostra attività chirurgica. Con sollievo, immagino. Sì, sì, anche perché vuol dire che la situazione sta migliorando piano piano. Beba, lei ha visto persone cadere attorno a sé, parlo dei colleghi ovviamente, non dei pazienti, ammalarsi? La nostra caposala sì, era positiva e anche altri di noi, però per fortuna molti no, quindi abbiamo lavorato sempre. Lei ha visto ovviamente arrivare in rianimazione dei pazienti che poi sono morti. Qual era la sua sensazione, quali erano le sue emozioni nei giorni in cui ha dovuto appunto stare a contatto con i malati in rianimazione? Perché è un lavoro completamente diverso, diciamolo, rispetto a quello che lei faceva prima. Sì, un lavoro completamente diverso, assolutamente. Dopo tanti anni in sala operatoria, approcciarsi a una rianimazione non è stato semplice, però devo dire che siamo stati accompagnati sempre dalla nostra caposala che ci ha aiutato in questo percorso e da colleghi che prima per anni hanno lavorato in rianimazione e passo passo ci hanno aiutato a imparare come aiutare questi pazienti e devo dire, credo che ce l'abbiamo fatta, insomma, abbastanza bene. Ci sono state anche storie di speranza, belle, belle storie di persone che sono riuscite a superare questo momento all'interno del suo reparto. Sì, tutti i nostri pazienti sono stati rimessi, no, dimessi, quantomeno, insomma, ne sono usciti per andare ai reparti di un'intensità minore, e sicuramente li ricorderemo. Ha avuto Spero che lo paura? ricorderanno noi, ecco, di questa Questa volta col esperienza sistema che italiano, con la sicuramente per rappresentanza che loro è non stata abbiamo, durissima. che io non mi sento rappresentato a Beba, nessuno, lei sarebbe ha meglio avuto andare a paura in telefonare questi gli giorni così duri? agenti, quelli che ci hanno messo in queste L'hanno condizioni? sentito. Ha avuto paura Chiaramente in questi questi giorni agricoltori così hanno duri? sperato che l'Europa potesse rappresentare un'opportunità per vendere i loro Beh, prodotti negli altri paesi all'inizio del mondo, sicuramente per sì, avere condizioni di mercato più forse vantaggiose. Oggi di però più non ci prima di credono più. cominciare. Io sono Poi contro man l'Europa perché questa mano Europa lavorando con i sta facendo solo le pazienti false. un Un
impone delle regole, sono subentrate ma se vuoi altre cose, cioè la felicità di aiutarli, la possibilità di aiutarli. Devi avere che dallo stesso stato. E quindi piano piano la paura ha fatto spazio ad altre cose, cioè la professionalità. Il nostro gruppo è stato forte e insomma, siamo riusciti ad affrontare la situazione anche se abbastanza complicata.